Buongiorno ragazzi, oggi con la mia Kenevo Trail Cleaning Special Edition. Vediamo col supporto da rastrello a telaio, tra l'altro usando il lucchettino da 19 grammi che avete visto nell'altro video. Sono qui nell'alto lago di Como per pulire un tracciato. Oggi infatti vi spiego come diventare più veloci pulendo un trail. È anche molto semplice la questione. Questo trail ho già iniziato a pulirlo alcuni giorni fa. Adesso lo so, la GoPro non rende mai giustizia, però si può vedere che tutte le foglie sono state spazzate e si riesce perlomeno, anche se appunto la GoPro non rende giustizia, a vedere che il trail è bello definito. Questa cosa qui vi serve, ragazzi, intanto per svolgere un'attività utile a tutti, perché tutti vogliamo divertirci sul trail, però tutti vogliamo trovare sempre i trail perfetti e questo purtroppo non è possibile se qualcuno non va a pulirli. Quindi oggi ho pochissimo tempo, farò solo una rastrellata di foglie in un punto dove ieri era impossibile passare e oggi appunto voglio sistemare quel pezzettino lì. Il fatto è che se tutti riusciamo a dare una piccola mano, intanto manteniamo il bosco pulito, perché con me ho portato un sacchettino che ho anche riempito ieri ad esempio, nel quale butto dentro la sporcizia che trovo nel trail. E secondo, riusciamo a capire tutti i segreti del trail in modo da diventare assolutamente veloci, perché una volta che noi avremo messo mano sul trail, avremo pulito, avremo visto dove sono posizionati i sassi, dove è posizionata una radice, dove è posizionata una sponda, riusciremo a immagazzinare questa cosa, ricordarcela, e saremo assolutamente efficaci sopra la nostra bicicletta. Il fatto è anche che un trail cambia, è normale che il trail che voi avete fatto magari 100 volte fino a 2 mesi fa non è quello che trovate domani mattina, domani quando andate a farvi il giro, perché in quei 2 mesi che voi non mettete più le ruote le cose cambiano. Quindi mantenendosi attivi nel pulire un trail continui a rimanere aggiornato su quella che è la condizione del trail, perché poi è normale che quando arrivano sugli amici e parti a fare il trail la prima cosa che pensi è: va bene, la prima la facciamo piano, ma poi quando sei sopra inizi a tirare. Bene, facciamo la prima molto 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 con calma, giusto un attimo per prendere un po' di mano. Con calma? Calma! Run! E quindi è bene avere bene a mente la situazione del trail prima di ogni discesa. Un paio di guanti da lavoro che sono ben diversi da quelli che utilizzate per andare in mountain bike, che vi evitano i calli, perché è facile che vi vengano i calli subito praticamente, e quindi vi passi anche la voglia di fare questi lavori, in men che non si dica. Nel frattempo mi sono portato via anche il treppiede della GoPro, che magari riesco a usare per fare un timelapse, se riesco. Bene ragazzi, adesso avete visto più o meno come pulire un sentiero e perché farlo soprattutto. Spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di mettere mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale e soprattutto ricordatevi di andare a pulire i vostri trail. Ciao ragazzi, alla prossima! Ok, test del percorso. Dopo la pulizia.